Soprattutto per i porti del sud, noi dobbiamo rilanciare Taranto e Gioia Tauro. Abbiamo uno dei porti che potrebbe essere tra i più importanti d'Europa, Gioia Tauro, fino adesso completamente abbandonato. Oggi è intervenuto anche il ministro Toninelli con una comunicazione circa gli investimenti che dovrà fare la Consip per poter conservare la concessione. Stiamo lavorando soprattutto per quel bacino e le vie della seta secondo noi sono una grande opportunità soprattutto per non tanto per essere penetrati dalla Cina ma il contrario, per penetrare con i nostri prodotti, quelli italiani, la Cina. Ma guardi, per noi non c'è nessuna preclusione, quando abbiamo ricevuto la richiesta di candidatura di Milano e Cortina non c'era richiesta di fondi, se adesso invece c'è una richiesta allora si valuterà la richiesta, non c'è alcuna preclusione da parte nostra, quando c'è un evento che può portare degli impatti positivi al nostro territorio, a tutto il paese, noi siamo ben lieti di accettarli.